Simone, non possiamo non partire dal tuo gol, al netto dell'amarezza per il punto, però insomma, com'è stato in quei momenti? Ma io ti dico la verità, sono felicissimo del mio gol, perché fare un gol in Serie A per me è sempre stato un sogno, e quindi è una cosa, un sogno che si è avverato, e sono contentissimo. Sarei stato più contento appunto se avesse portato a 3 punti in un derby dove secondo me l'abbiamo approcciato e poi giocato in maniera importante e fatta bene. Infatti purtroppo il rammarico è quello di non aver portato a casa 3 punti, soprattutto dopo che fino al 95esimo praticamente era in vantaggio. Forse l'errore che avete fatto è non aver tenuto qualche pallone in più davanti, magari con un po' più di, con meno frenesia, al netto ovviamente della stanchezza, dei minuti sulle gambe. Sì, forse potevamo gestire meglio gli ultimi palloni, però eravamo veramente, abbiamo dato secondo me veramente tutto, e quindi a volte un po' di lucidità la perdi in quei momenti. Poi l'episodio ci ha condannato, perché su una palla, diciamo, rimessa in mezzo involontariamente è arrivata Zemali, che ha fatto un gran gol. Chiaramente potevamo limitare, come dicevi te, nella gestione. È un peccato perché mancava veramente niente, infatti poi dopo ha fischiato la fine. Parma che produce molto, molto di più rispetto al passato, anche all'anno scorso, come occasioni. Sì, abbiamo avuto diverse occasioni anche oggi, anche nel primo tempo, nel secondo, potevamo andare su 2-0 già nel primo tempo, e purtroppo non ci si è riusciti, lì forse bisogna migliorare, perché soprattutto partite del genere, se riesci a chiuderle subito è importante, quindi è un aspetto che creando così tanto va migliorato e cercare di concretizzare di più. Avevate preparato un po', cioè, così, contro un giocatore solamente, 3 difensori, tu eri un po' quello più libero di andare ad attaccare l'area avversaria, alla fine ci sei riuscito, ti sei riscoperto anche un po' centrocampista. Ma sì, eravamo un po' un 3-4, un'impostazione diversa in fase difensiva e offensiva, quello sì, libertà fino a un certo punto, poi dopo attraverso lì è stato un anticipo e quindi ho sfruttato la superiorità e è andata bene poi nel gol. Al di là di quello che abbiamo detto, che cosa resta veramente nella testa di un giocatore quando si vede comunque pareggiare una partita al 95esimo, una partita comunque condotta con tante difficoltà, ma che fino al 95esimo appunto stavi vincendo? Ma ti rimane il fatto che la consapevolezza del fatto, secondo me, è una gran partita, perché venire qua a Bologna in un campo ostico dove loro dovevano a tutti i costi cercare una vittoria e stare in vantaggio fino al 95esimo, secondo me ti rimane quella consapevolezza del fatto una gran partita. È chiaro che c'è un grossissimo rammarico, perché hai buttato via 2 punti che poi dopo ti potrebbero servire. A che punto, l'ultima domanda da parte mia, a che punto siete nella consapevolezza dei vostri mezzi, nella fase di maturazione? Perché veramente è incredibile come questa squadra con solamente 17 giocatori riesca a offrire queste prestazioni di così alto livello, anche tattico. Ma secondo me siamo a un buon punto, per quanto riguarda con le assenze, il fatto che siamo 17 giocatori conferma il gruppo che siamo e la compattezza che abbiamo, e quindi nelle difficoltà ci siamo sempre compattati, e questa secondo me è la nostra forza e ci ha dato appunto delle soddisfazioni importanti. Sarebbe quasi da dire con una provocazione in difficoltà anche verso il Milan, quasi, visto che poi i risultati sono questi, chiaramente è una provocazione. Come si prepara questa sfida? Ma si prepara con la testa giusta, sapendo che sicuramente è una partita importante, dove il Milan è una grande squadra, ora è in un momento di difficoltà a livello di classifica, forse anche di gioco, ma ha giocatori importanti, e quindi bisogna avere la testa giusta e cercare di portare a casa, cioè di fare una prestazione importante per poi raggiungere un risultato che sia positivo a tutti i costi, visto che giochiamo in casa. Sei un po' il simbolo di questa squadra, veramente lo diciamo tante volte, rischiando anche di ripeterlo, però oggi veramente la tua prova è stata una prova importante, granitica, confezionata anche con un gran gol. C'è una dedica particolare, che momento stai vivendo? Ma io sto vivendo un momento importante della mia vita, felice,
dove secondo me ho raggiunto una consapevolezza di me stesso forte, perché comunque con la gavetta che ho fatto, con questi anni dove secondo me ho dimostrato e ho lavorato duro per raggiungere questo obiettivo e togliermi delle soddisfazioni. E la dedica particolare, cioè il gol in particolare, voglio dedicare a mia figlia che ha 4 mesi, che per ora è anche il nostro amuleto, perché ti dico, tutte le partite che è venuta non ne ha persa ancora una, quindi la porteremo ovunque.